presentare il programma in questo confronto tra candidati sindaci. Siamo 2 su 3 e questo comunque è spiacevole, nel senso che comunque sia il presentare il programma può essere comunque sempre un'occasione utile. E comunque per quanto mi riguarda, alla proposta di Chiarilli, di Cesidio, io ho subito detto di sì, perché tra l'altro lo ritengo un ritorno, se vogliamo, anche a vecchissime costumanze che c'erano nel nostro paese, che vedevano gli avversari, chiamiamoli così, affrontarsi, duellare se del caso in maniera verbale, in maniera anche accalorata se nel caso, però in ogni caso con grandissimo rispetto delle persone. E questo credo che sia la cosa più importante che da questa campagna elettorale noi dovremmo cercare di far venire fuori, e cioè che noi possiamo avere idee diverse su come si vuole risolvere una questione, possiamo avere idee diverse su come andare verso i problemi dell'occupazione, i problemi della legalità, ma non dobbiamo mai cercare di scadere nell'attacco bieco personale contro la persona. E questo credo che sia da fare a tutti i costi. Non ne ha bisogno né il sindaco Camillo o l'eventuale sindaco del futuro, ne ha bisogno il nostro paese. Quindi io dico, al di là di quelle che sono le idee, al di là di quelle che sono le posizioni, al di là di quelle che sono le opinioni, il rispetto delle persone deve essere in cima a tutto. E facciamo sì che al termine di questa campagna elettorale, che potrà essere appassionata, che potrà essere bella, che potrà essere sentita, il sindaco di Lugo sia il sindaco di tutti i cittadini. Non esiste mai il sindaco di una sola parte. Questo è quello che io, molto, non so, immeritatamente, non so, questo ovviamente lo giudicheranno i cittadini, ho cercato di fare in quello che è stato il mio percorso. E devo dire, è stata una campagna elettorale durissima, quella di 5 anni fa, ma è stata poi una continua campagna elettorale, cioè ogni occasione era buona per cercare lo scontro, addirittura a volte lo scontro fisico, addirittura arrivare, se del caso, all'umiliazione della persona. Questo paese questa cosa non se la può permettere più. Lo ripeto, non è un problema di Camillo, di Cesidio o di Domenico, che saranno l'eventuale sindaco del futuro, è un problema del nostro paese. Poi, molto brevemente, per quanto riguarda le questioni dal momento che io sono il sindaco uscente che si ricandida, voi avete visto, avete avuto modo, a ragione Cesidio, di questi programmi, è stato invaso il paese, quindi tutti hanno avuto modo e avranno modo di leggerlo in maniera profonda e cercare di trarre le dovute conclusioni. Alla fine devo dire che mentre l'ingegnere leggeva e introduceva il suo programma, così come già nella lettura fatta dei programmi, in effetti poi tante cose si accomunano, si accavallano, poi magari è nel particolare che si differenziano, come giusto che sia, però le tematiche da affrontare, le questioni da affrontare sono quelle, e ognuno ha cercato di mettere le idee per poter andare avanti a risolvere questi problemi. E sono stati 5 anni quelli appena trascorsi che hanno visto forse il periodo più duro e più difficile di tutte le amministrazioni comunali di tutta l'Italia. Sapete, alcuni comuni hanno dovuto dichiarare il dissesto finanziario, e questo è stato dovuto soprattutto ad una politica di tagli per certi versi scriteriata fatta dai governi nazionali che si sono susseguiti e che hanno messo la stragrande maggioranza dei comuni, nel vero senso della parola, spalle al muro, e ciò li hanno messi in condizioni di non poter praticare e realizzare quanto avevano nel programma. Sì, grazie. E nonostante queste difficoltà,
queste difficoltà gravissime, noi abbiamo comunque in tutti questi anni siamo riusciti in tutti questi anni a tenere comunque la barra dritta e tenere un bilancio comunque in ordine, un bilancio che si chiudeva di anno in anno per la competenza in attivo, con l'avanzo di amministrazione, e cioè abbiamo dovuto di volta in volta fare quei tagli che rimettevano a pari i tagli che venivano fatti a loro volta dal governo nei nostri confronti. Pensate che oggi abbiamo un bilancio dei trasferimenti dello Stato che copre malapena gli stipendi per i nostri dipendenti, e questa è una cosa importante che i cittadini devono sapere, perché soltanto da 8, 9, 10 anni a questa parte il taglio che c'è stato nei trasferimenti dello Stato sfiora il milione di euro. Questo è di quanto si sono ridotti i trasferimenti, e questo è quindi il conto e la fatica che hanno dovuto fare tutti i comuni d'Italia, lo ripeto, e il comune di Lugo è un comune inserito nel contesto nazionale. Nonostante questo, noi però ci siamo impegnati, ci siamo battuti per far sì che potessero rimanere quelle peculiarità particolari, e mi riferisco in particolare al nostro sistema scolastico, un sistema scolastico primario importante che tutti ci invidiano, e che noi abbiamo cercato di sostenere in ogni modo e in ogni occasione, certo sempre con le difficoltà, ma lo abbiamo fatto. E poi la rete wireless per internet che abbiamo oggi a Lugo è normale, sembra facile, una cosa scontata, ma ricordatevi che ancora molti comuni in Italia, e non sto parlando di scherzi, molti comuni in Italia ancora non hanno internet, la banda larga non esiste, al contrario delle famose I, le famose 3I, Cesitio, se ti ricordi, che venivano propagandate, istruzione, internet, e invece noi ci ponemmo, quando ancora a Lugo non c'era la banda larga, e abbiamo dato la banda larga. Ancora oggi siamo uno dei pochi paesi in Italia che fornisce la banda larga con la rete wireless a prezzi veramente modici, a prezzi accessibili. Per tanti anni lo abbiamo dato praticamente gratis, oggi lo continuiamo a dare a prezzi davvero accessibili. E poi ancora l'attenzione verso l'ambiente, che è sfociata nel passaggio in maniera decisa, con tutte le difficoltà del caso, questo ce ne rendiamo conto, e con tutte le migliorie che dobbiamo ancora apportare diciamo anche nel nostro programma, siamo passati con decisione alla raccolta differenziata porta a porta, perché sappiamo bene che quello in ogni caso oggi è il futuro, non c'è altra strada, e quindi ho apprezzato anche il passaggio che faceva Chiarilli, che bisogna ovviamente migliorarla, bisogna ovviamente ottimizzarla, ma con grande coraggio è stato fatto. E poi i rapporti con l'associazionismo, non c'è associazione di Lugo che ha voluto organizzare qualche cosa e non ha potuto contare sul sostegno diretto, forte, preciso dell'amministrazione comunale. Tutti questo lo possono testimoniare, tutti lo possono dire. E poi ancora l'attenzione verso l'ambiente, che ho già detto, e la tutela dell'agricoltura, l'attenzione verso l'ambiente e tutela dell'agricoltura strettamente collegate. Abbiamo fatto una battaglia, stiamo facendo una battaglia fortissima contro la centrale Powercrop. Badate bene, ci sono poteri forti, poteri fortissimi, che vogliono che questa centrale venga realizzata, e a questi poteri si sono opposti con coraggio e con forza soltanto il sindaco di Lugo de Marzi e il sindaco di Avezzano. Questo grazie anche alla sollecitazione che veniva dai comitati cittadini, ma il sindaco di Lugo si è battuto in maniera precisa, forte, determinata, e continuerà a farlo. Finché ci sarà questo sindaco, la centrale Powercrop non si farà, oppure ci metteremo, se occorrerà, ci metteremo davanti ai mezzi che vogliono realizzare la centrale Powercrop non si farà. E lo abbiamo detto non perché cambiamo opinione, non perché riteniamo con convinzione che la scelta ambientale e la tutela dell'agricoltura vanno di pari passo, e abbiamo ottenuto la realizzazione di 5 pozzi nell'alveo del Fucino, di cui 2 sul territorio di Lugo de Marzi. E poi ci sono state tante altre cose ancora. Per quanto riguarda la questione della legalità, sicurezza, protezione civile, abbiamo avuto